gruppo Gaser è un'azienda che si specializza in trattamenti superficiali sui metalli. Conta principalmente 5 famiglie di trattamenti superficiali, quindi anodizzazione dell'alluminio, nichelatura chimica, zincatura elettrolitica, trattamenti termici e verniciature, principalmente spray. Il percorso di digitalizzazione nei nostri impianti è nato inizialmente per supportare il lavoro quotidiano dei nostri collaboratori. E negli ultimi anni però il gruppo Gaser è cresciuto esponenzialmente e quindi ci è venuto naturale intraprendere questo percorso di digitalizzazione proprio per costruire una base solida di dati parlanti che ci restituisse una rappresentazione oggettiva della situazione aziendale. IFM devo dire che si è subito distinta per la volontà di fornirci delle soluzioni che fossero effettivamente adatte alle nostre esigenze e che funzionassero per noi. È stato un partner chiave in mano IFM perché si è mosso sia dal punto di vista fisico, intervenendo sulle linee e montando i sensori. Poi ci ha supportato molto nel renderci autonomi e indipendenti nella costruzione delle dashboard. Avendo un reparto IT integrato, siamo stati formati dal team di IFM sulla costruzione, sul recupero dei dati da diverse fonti, quindi da PLC piuttosto che dai sensori stessi, e abbiamo costruito la nostra control room. Principalmente abbiamo utilizzato dei sensori per misurare temperature, pH e corrente. Questi tre sono i principali parametri che ci consentono di capire se un trattamento è dato a buon fine o meno. Quindi il primo intervento fatto con IFM, con la collaborazione dei nostri colleghi IFM e del System Integrator, siamo riusciti a portare dei sensori smart su linee vecchie. Quindi su Moneo abbiamo digitalizzato tutte le sedi e mostrato i dati. Quindi oltre all'operatore che vede su dei televisori in linea allarmi e anomalie, altri colleghi possono monitorare tutti gli impianti di tutte le sedi da Moneo. Noi abbiamo delle sonde collegate a un terminale di gestione del nostro impianto. Queste sonde sono anche riproposte su Moneo, che ci permette di avere un display dedicato in cui vediamo le vasche con le sonde che abbiamo installato. All'inizio il controllo veniva fatto manualmente tramite un termometro. Con l'avvento di Moneo questo controllo viene effettuato in automatico. Quindi se io la vasca di sgrassatura da 50 gradi che è impostata mi cala a 45, dal display lo vedo istantaneamente. In definitiva, quello che abbiamo trovato con IFM e che ci aspettiamo di continuare a mantenere in futuro è di fatto un partner che ci permetta di avere uno sguardo sempre rivolto al futuro, ma con metodo.